L'Ascoli di Andrea Sottil vince in rimonta sul Brescia e scavalca il Pescara, da oggi ultimo in mesta solitudine. E la cruda, impetuosa realtà alla vigilia di una sfida, quella in casa col Chievo, da non fallire. Dopo il flop di Salerno scocca il momento della verità. Le pressioni aumentano, non ci sono più giustificazioni, non ci sono più attenuanti. I biancazzurri devono cercare di invertire la rotta prima che sia troppo tardi. Eppure, malgrado i difetti strutturali e la disastrosa gestione Oddo, Breda era riuscito a mantenere in vita la squadra sino alla trasferta di Reggio Emilia, un trend senza dubbio soddisfacente. 12 punti in 8 partite, male nelle ultime due gare. Pesa in modo marcato l'inizio di stagione con 7 KO nelle prime 9 giornate, appena 4 punti racimolati. Al Bentegodi nuova veste tattica, sarà probabilmente 4-3-2-1. Setter ha recuperato, indisponibili Galano, Memushai, Fernandes, Asensio e lo squalificato Scognamiglio. Il probabile 11, Fiorillo, Trepali, Balzano, Sorensen, Bocchetti e Masciangelo in difesa. Busellato, Valdifiori e l'ex Rigoni al debutto assoluto a centrocampo. Sulla tre quarti Maestro e Macin, alle spalle di Setter, altro ex della contesa. Secondo me questa mia considerazione, lei ha già fatto molto, però bisogna cambiare registro in questo girone di ritorno. Beh sì, sicuramente, perché le ultime due partite, anche se sono partite completamente diverse, non ci hanno dato niente, e quindi bisogna trovare soluzioni e anche farli in fretta. I ragazzi che sono arrivati nuovi ti danno delle alternative, sia dal punto di vista delle caratteristiche sia dal punto di vista tattiche. Dobbiamo dare una svolta, sapendo che la svolta dipende soprattutto da noi. Fondamentale è fare punti in una situazione di classifica del genere. Il canovaccio può essere questo: difendersi bene e poi ripartire meglio. Se vuoi far punti, i due aspetti sono quelli, sia difendersi che sia in ogni caso cercare anche una pericolosità, perché nel momento in cui pigli gol non può essere finita la partita, tu devi anche continuare ad essere pericoloso. Quindi l'idea è di cercare tutte e due queste cose, perché come vedo io tu non puoi decidere il risultato all'inizio, ma devi far di tutto per pigliare meno gol e per farne di più. Di fronte il Chievo, in serie utile da 10 partite, 5 vittorie e altrettanti pareggi. Sesto posto per i clivezzi, che non perdono dal 5 dicembre. 3-2 sul campo del Frosinone. Appena 3 KO come Pordenone, Lecce e Monza. Fatto meglio con una sola sconfitta soltanto, la capolista Empoli. Squadra solida, quadrata, micidiale in contropiede. Grazie alla velocità e alla agilità degli esterni di centrocampo e degli uomini del reparto avanzato. Su tutti Garritano, Canotto e Fabbro. Aglietti recupera Obi, ma deve ancora rinunciare al contributo dell'attaccante serbo Djordjevic e del difensore Gigliotti. 4-4-2 il sistema di gioco. Il croato Šemper, Trepali, Mogos, Leverb, Rigione e Renzetti in difesa. Ciciretti e Garritano esterni di centrocampo. L'ex Palmiero e Viviani nel cuore del reparto. In attacco Manuel De Luca, punta di struttura ma mobile, e lo scattante Fabbro. Così il tecnico Alfredo Doglietti, 3 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 5 sfide col Delfino. Pescara che ha bisogno di punti, Pescara che è una squadra nuova, Pescara che probabilmente cambierà qualcosa anche a livello tattico, e quindi dovremo essere bravi a leggere subito la partita, a capire quelle che possono essere le novità rispetto a come hanno giocato ultimamente, con di solito con un 3-5-2. Bisognerà poi vedere in campo, insomma, subito adattarsi alla partita, e dobbiamo avere l'approccio giusto. Sarà una sfida difficile come tutte per noi, la partita di domani, anche a livello di maturità di quella che può essere la consapevolezza della squadra, è un test importante. Comunque devi avere pazienza, devi sbagliare poco, devi cercare spazi dove magari anche non ci sono, devi lavorare bene sui calci piazzati e concedere poco alle loro ripartenze, perché comunque hanno giocatori, soprattutto magari se gioca Setter, che conosciamo bene, che in spazi aperti può essere davvero pericoloso, quindi dovremo gestire bene il tutto. Al Bentegodi, tra Chievo e Pescara, 11 confronti, 5 KO, 2 vittorie biancazzurre, 4 pareggi. La prima sfida il 13 novembre 1994. Nelle immagini, la matricola veneta al primo anno di Serie B si impone 3-1, doppietta di Franchi e gol di Giordano. Per l'11 di Giorgio Rumignani accorcia Gelsi.
4 KO nelle ultime 4 partite per i biancazzurri, che sul campo del Chievo non vince da oltre 20 anni. 26 novembre 2000, 2-0 grazie a questa doppietta di Francesco Palmieri, era il Pescara di Giovanni Galeone. Due anni prima, 27 settembre 1998, il primo successo al Bentegodi, allenatore Gigi De Canio, appena subentrato a Francesco Giorgini. 2-0, rigore di Gelsi e raddoppio di un giovanissimo Mauro Esposito, ispirato da Michele Baldi.